Oggi prepareremo uno dei piatti preferiti di mio padre, il baccalà arriganato. No, Noemi, arracanato. Arriganato. Arracanato. Arriganato. Basta! Nonna, come si dice? È un piatto calabrese, si dice arriganato. Quindi prepareremo il baccalà arriganato. Vediamo subito gli ingredienti. Ovviamente il baccalà, pomodorini, olive, origano, peperoncino rosso, capperi, alloro e aglio. Iniziamo subito. Io il baccalà l'ho comprato già ammollato, ma se voi lo comprate secco dovete tenerlo per almeno 3-4 giorni in frigo coperto d'acqua e l'acqua va cambiata 2 volte al giorno. Mi raccomando, quando lo tenete nel frigo tenetelo coperto, se no manda cattivo odore. Adesso dobbiamo tagliarlo in due. E se c'è qualche spina dobbiamo toglierla. Wow! Il baccalà è una ricetta che potete fare tutto l'anno perché si trova sempre. Vi dico un segreto. Prima di cucinarlo bisogna asciugarlo bene. Adesso vi faccio vedere. Tamponateli più volte e asciugateli anche di dietro. Abbiamo appena acceso il fuoco, adesso mettiamo l'aglio. Aggiungiamo l'origano, pepe rosso, aggiungiamo il baccalà. Abbiamo messo il pesce, abbiamo alzato la fiamma, adesso facciamo un'altra spolverata di origano e pepe rosso. Per capire se dobbiamo o non dobbiamo aggiungere il sale, dobbiamo assaggiarlo. No, è abbastanza salato. Sono passati 5 minuti. Adesso togliamo il coperchio. Che profumo, peccato che voi non lo potete sentire. Aggiungiamo le olive. Un pomodorino tagliato. E una foglia di alloro. Adesso rimettiamo il coperchio. Sono passati altri 5 minuti, è arrivato il momento di girarlo. Adesso chiudiamolo. Nonna, è pronto? D'altro pochino, si deve asciugare tutto quest'acqua. Deve rimanere solo l'olio. E poi va bene. Poi è cotto, è pronto. Aggiungiamo dei capperi. Mi sa che è pronto il baccalà. Sì, l'acquetta si è asciugata tutta. Adesso puoi spegnere il gas perché è pronto.
Sapete perché ho chiamato mia nonna? Perché questo è il piatto preferito di mio padre e non potevo proprio sbagliarlo. Wow! Assaggiamolo. Buonissimo. E tu, papà, c'è l'acquolina in bocca? Adesso ci penso io. È buono, buonissimo. Tutti tu devi prendere i complimenti. Io sono la chef. Tu sei? La chef, è normale. Complimenti, Noemi. Questa non era la mia ricetta preferita, però è venuto veramente buono. E io vi saluto. Alla prossima.